calcinacci, detriti e una parte di tetto si sono staccati da una palazzina fatiscente abbandonata di via Patricolo, una lunga scalinata a valle di via Duomo in pieno centro storico di Agrigento. Mentre i vigili del fuoco hanno rimosso altre porzioni pericolanti e messo in sicurezza l'area interessata, gli agenti della Polizia Municipale e i vertici dell'Ufficio Tecnico Comunale, per garantire l'incolumità pubblica, hanno chiuso la scalinata al passaggio pedonale. Operai comunali hanno transennato con delle tavole di legno la via in entrambi i lati, provocando le proteste degli abitanti della zona. Nei prossimi giorni saranno effettuate verifiche più approfondite per accertare lo stato della palazzina e la situazione statica. A causare l'ennesimo cedimento strutturale, l'incuria, il degrado e l'infiltrazione dell'acqua piovana. E purtroppo noi non abbiamo altri mezzi che quello di mettere in sicurezza interi quartieri, ed è quello che stiamo facendo e stiamo continuando a fare. Il centro storico perde pezzi, sbriciolandosi ogni giorno sempre di più. La chiusura di strade, scalinate e vie stanno creando disagi notevoli alla gente, mentre proseguono senza sosta controlli e sgombri. Questa mattina vigili urbani e personale della protezione civile hanno notificato 4 diffide di sgombero a 3 nuclei familiari residenti in via Saponara e ad una famiglia in via Garibaldi. È chiaro che il nostro lavoro è incessante, è continuo, pur tra mille difficoltà, pur con mancanza di personale, perché ricordiamo siamo solo 3 tecnici ad effettuare il servizio, mentre qua ci vorrebbe sicuramente una task force spropositata per i problemi che il centro storico ha. Quindi arrivo io a portarmi dietro il collega amministrativo che è ragioniere, per mancanza di altri tecnici a disposizione che in questo momento sono anche a fare altri sopralluoghi. Quello che chiediamo a tutti è un'estrema mano d'aiuto, perché per risolvere il problema del centro storico non basta solo Attilio Sciara o i colleghi, che io ringrazio sempre per lo spirito di abnegazione che mettono nel lavoro che facciamo. C'è bisogno dell'unione di tutti, soprattutto anche dei privati, che in questo caso, quando si accorgono dei problemi che insistono sulle strutture, è bene che innanzitutto escano fuori precauzionalmente, ma che vadano realmente a mettere in sicurezza, perché non dimentichiamo un fatto sostanziale: il comune può andare a sostituirsi solo se esistono dei fondi a disposizione, e sappiamo che purtroppo il comune a livello di cassa non ha grossi fondi.